Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si realizza una GIF animata. Prendiamo subito un file. Noi partiremo da un file SVG, un file vettoriale, ma qualsiasi immagine va bene. Lo apriamo, clicchiamo OK ed ecco che vediamo che questa immagine dell'uomo di ferro ha per esempio lo sfondo trasparente. I quadretti grigio chiaro e grigio scuro costituiscono lo sfondo trasparente. Dato che la GIF animata è costituita da più fotogrammi, noi dobbiamo creare più fotogrammi. Noi vorremmo che praticamente la testa dell'uomo di ferro creerà un movimento verso sinistra e verso destra, come un ometto che scrolla la testa e dice di no. Facciamo tasto destro e facciamo duplica livello, lo selezioniamo e togliamo l'occhietto per vedere, non solo lo selezioniamo, ma vogliamo vedere quello che sta succedendo qua. Noi vogliamo spostare in questo fotogramma la testa verso sinistra. Selezioniamo lo strumento seleziona e vediamo che se noi selezioniamo solo la testa, sembra che gli occhi siano selezionati, ma se noi premiamo calcio sulla tastiera, gli occhi rimangono, quindi Ctrl Z. Quindi per poter selezionare oltre la testa che anche gli occhi bisogna scegliere questo strumento, aggiunge la selezione, occhio sinistro, occhio destro. Quindi noi dobbiamo selezionare testa, occhio sinistro, occhio destro. Scegliamo semplicemente lo strumento ruota, molto semplice, lo clicchiamo, poi selezioniamo l'entità da ruotare e in questo caso noi gli diciamo meno 15 gradi perché la testa deve essere ruotata verso sinistra. Vedete che se noi facciamo meno 15 gradi, l'entità selezionata si ruota verso sinistra. Se noi invece diciamo 15 gradi e basta, vedete che l'entità ruota verso destra. Quindi noi scegliamo meno 15 gradi, facciamo invio, ruota e questo fotogramma, vedete, sarà il fotogramma in cui la testa è ruotata verso sinistra. Facciamo tasto destro e ancora abbiamo fatto un po' dei pasticci, vediamo come viene e perfetto. Tasto destro ancora, noi vediamo che se selezioniamo ci sono due teste. Adesso facciamo nuovamente duplicare il livello per il prossimo fotogramma e noi non ci dobbiamo sbagliare perché il prossimo fotogramma sarà la testa dritta. Quindi se noi facciamo un'animazione in cui un personaggio muove la testa da sinistra a destra, i fotogrammi non sono tre, in realtà sono quattro perché da testa al centro a testa a sinistra, da testa a sinistra immediatamente a testa al centro e da testa al centro a testa a destra, altrimenti viene un effetto strano. Quindi noi duplichiamo ancora una volta questo livello per poter fare la testa destra e lo vediamo. Come sempre prima facciamo selezione, ma selezionare solo la testa non basta, quindi aggiungi la selezione occhio sinistro, occhio destro, scegliamo nuovamente lo strumento ruota, scegliamo ciò che è stato selezionato e questa volta diciamo di 15 gradi e facciamo ruota. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Tasto destro ancora al livello, noi abbiamo creato praticamente quattro fotogrammi, uno con la testa al centro, due con la testa inclinata e due con la testa al centro e due con la testa inclinata. Però vedete che siccome lo sfondo in pratica è trasparente, se noi facciamo una prova e facciamo il filtro animazione e diciamo esecuzione e facciamo play, vedete che in realtà viene malissimo questo GIF perché si vedono sotto i fotogrammi. Allora noi interrompiamo subito, prima di salvarlo si fa la prova. E noi capiamo che dobbiamo mettere un qualche sfondo per oscurare sotto i fotogrammi seguenti. Come si fa? Noi dobbiamo selezionare tutto ciò che c'è, sempre con lo strumento aggiungi la selezione, la testa, l'occhio sinistro, l'occhio destro, il corpo. E poi per aggiungere uno sfondo potremmo usare per esempio un gradiente. Un gradiente noi abbiamo scelto, vedete, l'arancione e il bianco, cioè passerà dall'arancione al bianco. I tipi di gradienti, quando utilizzano i colori selezionati dall'utente, vedete che mostrano i colori dell'utente. Se io avessi scelto verde-blu, qui ci sarebbe stato verde-blu. Quando invece sono dei gradienti preimpostati, come vedete l'allumino spazzolato, non ci sono i colori dell'utente. Allora noi scegliamo APP a SF, significa da primo piano a sfondo RGB, e poi noi scegliamo un radiale perché ci piace e prendiamo e clicchiamo ad esempio dal centro con Ctrl si raddrizza la linea e lasciamo. Abbiamo sbagliato perché noi dobbiamo fare inverti selezione, ovviamente inverti selezione perché lo vogliamo fare andare nella parte trasparente. Clicchiamo con Ctrl si blocca. Ed ecco che viene uno sfondo sfumato e sfocato. Noi faremo sempre a mano questa operazione di modo che partendo da un punto diverso, non preciso, per questo gradiente radiale,
ogni fotogramma avrà uno sfondo diverso e sarà un altro effetto. Clicchiamo qui, come sempre dobbiamo fare, seleziona niente e riprendiamo a selezionare la testa dell'uomo. Un attimo che dobbiamo selezionare questo fotogramma, facciamo selezione la testa dell'uomo, occhio sinistro, occhio destro, corpo, e poi andiamo nel menu selezioni, inverti, perché io voglio lo sfondo solo nella parte trasparente. Scegliamo lo strumento gradiente, è già tutto praticamente selezionato, da primo piano a sfondo, e clicchiamo, tiriamo su e vedete che abbiamo fatto il secondo sfondo. Togliamo l'occhietto, mettiamo la selezione e facciamo selezione niente, nuovamente lo strumento selezione, la testa dell'uomo, occhio sinistro, occhio destro, corpo, e poi scegliamo il gradiente, facciamo selezione inverti e facciamo sempre un pochino a mano, di modo che la selezione, il gradiente radiale abbia un effetto come di una lampadina che lampeggia. Selezioniamo il quarto fotogramma, facciamo selezione niente, scegliamo lo strumento selezione, testa, occhio sinistro, occhio destro e corpo, poi facciamo selezione inverti, vediamo se ci abbiamo preso, non siamo sicuri, facciamo il gradiente, vediamo se ci abbiamo preso, perfetto. Quindi adesso abbiamo finalmente i quattro fotogrammi con i quattro gradienti, di modo che non si veda l'animazione in maniera errata. Andiamo, per poterlo salvare è semplicissimo, basta che si va in file, esporta come, è sufficiente chiamarlo invece che SVG GIF, e il programma GIMP capisce automaticamente che non stiamo esportando una sola immagine ma stiamo creando un'animazione GIF, basta fare esporta. Qui diciamo il commento non ci interessa, come animazione ci interessa, il ciclo deve essere perenne, nel senso che lo metto deve fare con la testa sì, no, continuamente. Facciamo 200 millisecondi perché abbiamo visto che 100 millisecondi è troppo poco, e poi diciamo usa il ritardo inserito per tutti i quadri. Facciamo esporta, l'abbiamo esportato nella scrivania e vediamo com'è venuto. Doppio clicchiamo e ecco che noi abbiamo creato un'animazione GIF perenne. Vedete che siccome noi il gradiente radiale, no, dall'arancione al bianco, cioè dal colore primo piano a sfondo, l'abbiamo messo a mano, volutamente impreciso, vedete che c'è questa specie di pulsazione, quindi è una notazione in più all'interno della nostra animazione GIF. Vediamo che il fotogramma è praticamente costava di, vediamo proprietà, un fotogramma di 3,4 kB, ovviamente l'animazione GIF, siccome costa di più fotogrammi, vedete, costa di 50,6 kB, quindi bisogna tenere conto che quando si fanno le animazioni GIF di non mettere delle foto che occupano troppo spazio nell'hard disk, perché poi l'animazione viene molto pesante. Ricordiamo quello che abbiamo fatto, siamo andati in filtri animazione per fare la prova esecuzione, poi abbiamo semplicemente fatto file, esporta come, gli abbiamo detto GIF e lui capisce che è un'animazione. E quello che bisogna stare attenti a fare è scegliere il corretto numero di fotogrammi e a gestire lo sfondo trasparente che può rovinare l'animazione. Grazie a tutti per aver visto questo video fino in fondo, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.